Bene, leggendo un po' le vostre lettere mi sono accorto di una cosa bella, cioè che innanzitutto il desiderio di diventare cristiani nasce solitamente dentro le relazioni, non le iniziative, non tanto cose complicate, ma incontri. Si incontra il Signore dentro relazioni buone e profonde in cui scatta la capacità di dialogare, di conversare a partire dalle grandi domande della vita. In particolare quest'anno molti hanno incontrato l'esperienza cristiana a partire dalla propria moglie o proprio marito, la persona con cui stanno condividendo appunto la loro vita, che sono già cristiani e che probabilmente hanno aperto diverse domande. Come sempre accade, avere accanto qualcuno che magari ha anche un modo diverso di intendere la vita e nasce un dialogo, nasce un confronto. Altri invece sono stati un po' segnati da alcune esperienze, in particolare o esperienze di sofferenza propria oppure di vicinanza ad altre persone che soffrono attraverso magari il volontariato, attraverso qualche esperienza significativa. Anche questo è interessante, come tante volte proprio quando la vita diventa un po' più complicata apre delle domande e qualcuno si è trovato addirittura a pregare senza saper bene prima che cosa volesse dire pregare, ma quasi come un desiderio del cuore, quasi un'apertura appunto al Signore. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è che anche diverse persone hanno incontrato invece l'esperienza cristiana iscrivendo i propri figli e figlie nel cammino iniziazione cristiana. Anche per i genitori è stata un'occasione di scoperta o di riscoperta, per qualcuno addirittura ha acceso il desiderio appunto di diventare cristiani. Ecco, questo per dire un po' quali sono le scintille, se così possiamo dire, ciò che ha acceso qualcosa, ciò che ha avviato un po' un percorso di ricerca insieme a quelle comunità cristiane che di solito quelle che aprono davvero domande significative sono quelle dove c'è un clima di accoglienza e di fraternità. Ma quello che vorrei mettere in luce in particolare è che in molte delle vostre vicende torna l'immagine della luce. Mi ha colpito questo, la luce, come un'illuminazione. È il tempo di per sé del catecumenato, è un tempo di illuminazione, il vedere in modo nuovo. E allora questo mi sembra proprio un po' il tratto, no, della fantasia di Dio che accende una luce, che accende una luce. Vorrei leggervi un passaggio di una lettera di Stefano, che ringrazio che mi ha dato permesso di citarla, dove appunto utilizza proprio questa immagine dell'aprire gli occhi. L'esperienza della fede come l'esperienza di un aprire gli occhi, di vedere in modo nuovo la vita. Scrive così Stefano: prima di conoscere Cristo ero una persona vuota, smarrita, abbandonata su di una zattera in mare aperto, preda della tempesta. Ora ho una strada da percorrere e non sono più solo, non lo sarò mai più. Ora vedo il bello della vita, vedo la presenza di Dio in ogni cosa, ora finalmente ho aperto gli occhi e posso vedere. Ecco, questi fratelli e sorelle che diventano cristiani forse aiutano proprio anche a noi ad aprire gli occhi, a vedere le cose da un altro punto di vista, e lo sguardo nuovo mi colpisce perché davvero forse ci fa vedere ciò che noi vediamo meno, ciò che noi vediamo con meno intensità, e ci viene restituito dalla vostra esperienza. È bello allora che oggi entriamo in dialogo, entriamo in dialogo perché questa è stata l'esperienza di accompagnatori che vi hanno offerto occasioni di riflessione per aprire gli occhi, ma anche le vostre scoperte, la vostra ricerca, sono sicuro che ha aperto anche i loro occhi come apre i nostri. Ecco, vorrei a questo punto lasciare la parola a Miriam, che ci racconterà un po' la sua esperienza
anche la sua esperienza legata proprio al vedere, tornerà ancora questa immagine del vedere, della luce nuova. Grazie Miriam, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti. Per me è un onore e un privilegio essere qui. Sono anche molto commossa, non è facile condividere in modo spontaneo la mia esperienza, per cui ho deciso di leggere in gran parte la lettera che avevo scritto. Quindi sono nata in una famiglia biculturale. Mia madre era cattolica spagnola e mio papà era ebreo, ma nato durante la Seconda Guerra Mondiale in zona libera in Francia, quindi ha fatto un battesimo bianco. Quindi questo ha segnato molto il nostro percorso da figli. Essendoci questa dicotomia, diciamo, tra le due fedi, i miei genitori decisero di lasciare a noi la scelta più avanti di decidere quale delle due fedi scegliere. Forse perché in questa casa si era molto attenti a rispettare, a lasciare lo spazio a entrambi le culture, forse perché loro stessi erano indecisi sull'orientamento corretto per noi figli. Però quindi da bambina ebbe la possibilità di innamorarmi del mistero di Cristo con tutto lo slancio, tutta la libertà di una bambina e dell'immaginario dell'infanzia. Ricordo da piccola di contrattare con mio fratello per appropriarmi il letto superiore del nostro letto a castello, perché avevo il bisogno di dormire il più vicino possibile a Dio. Questo era nella mia fantasia, nella mia mente, l'idea del avvicinarsi a Cristo. Era proprio un bisogno fisico. Da adolescente invece, questo forse l'assenza di un rituale, l'assenza di un senso di appartenenza istituzionalizzato fece sì che dopo un po' misi in discussione tutto quello che sapevo, ossia quasi nulla, per concludere tutt'altro, ossia ancora meno di nulla, e ho perso interesse per la questione religiosa. Fu l'unione con mio marito Simone che cambiò tutto, cambiò la mia vita. Segnò la rinascita di questa scintilla, rimanendo in tema appunto con la tematica della luce. Fu la rinascita di questa scintilla che dall'alto del mio letto a castello aveva in un certo senso illuminato alcuni miei scarabocchi spirituali, e che anni dopo, attraverso il dialogo con Simone, il dialogo e anche le discussioni proprio sulla fede, divennero questi scarabocchi schizzi sempre più delineati, sempre più precisi, sempre più disegnati. Simone, mio marito, crede in Dio e non mette in dubbio nulla. Lui crede ciecamente, o anche pensato. E invece, con il passare degli anni, vedendo mio marito posare su ogni giorno della sua vita, ogni sorpresa, ogni fatica, ogni difficoltà, lo stesso sguardo deciso e fiducioso, mi resi conto che questo suo incontestato allineamento spirituale non era affatto carenza o assenza di visione, non era credere ciecamente. Anzi, era come se grazie alla sua fede riuscisse ad avere una visione più ampia, una visione più acuta e più autentica della realtà, come se le sue convinzioni potessero squarciare le tenebre, come se lui riuscisse a vedere anche al buio. Mi sono chiesto se questo
questo vedere anche al buio fosse credere, e se credere fosse vedere. Fu quindi l'unione con Simone che trasformò uno sbiadito scarabocchio notturno in un disegno di fede. Ma esso non iniziò a riflettere colori finché i nostri figli, abbiamo 4 figli, non fecero il loro ingresso nella comunità cristiana. Sono quindi 4 volte mamma, ho potuto attraverso il percorso di ogni mio figlio apprezzare il potere educativo della parola, considerare con interesse crescente la metodicità del Vangelo nel saggiare i ragazzi, capendo poi che io stessa potevo trarne beneficio, applicandone i principi nella mia piccola quotidianità, finché non si decise di centrare la famiglia proprio su quei contenuti, cercando con i ragazzi di viverli concretamente, con i fatti. I ragazzi fecero i chirichetti, parteciparono al coro, a percorsi pre-ado e anche ado dopo la comunione e la cresima, mentre sono 3 anni che mia figlia più grande, che ha 16 anni, fa l'animatrice all'oratorio e non solo durante il periodo estivo. Eppure mi mancava qualcosa. Volevo diventare cattolica per rispecchiare la forza di mio marito, per meglio accompagnare i miei figli, per dare una risonanza personale alla testimonianza di quella benedizione che ad ogni messa si svolgeva davanti ai miei occhi. E questo mi lasciava perplessa. Mi sembrava una banale forma di mimetismo, oppure un'impresa orientata al risultato. Faccio questo passo, divento cattolica per queste persone, per questo motivo, per ottenere quest'esito. Mi sembrava una schiavitù. La svolta per me fu quasi grammaticale, quando rileggendo il Salmo 23 capii che nella fede la preposizione giusta non è per, ma è con. E quando le cose non si fanno per ottenere qualcosa, quando le cose non si fanno per gli altri o per se stessi, per l'ego, ma si fanno con Cristo, con il Signore, allora è giusto, perché tu sei con me. Questo è scritto. Sicuramente l'aspetto forse più straordinario di questa unione con Cristo è che è totalmente gratuita. In una società dove Wilde disse che tutti sanno il prezzo di tutto, ma ben pochi ne conoscono il valore, l'amore di Cristo ci viene donato senza che nulla ci venga tolto. Non c'è scambio con Cristo, non c'è baratto, non c'è mercantilismo. C'è invece una reciprocità gratuita, e questo è libertà. Quando capì che Cristo libera, capì che volevo camminare con Lui. E ora io sono pronta. Grazie, Monsignor. Sono fortunato. Mi chiamo Alket Arapi, vengo dall'Albania. Sono nato in Albania nell'anno 1976, in un paese ateo. Non praticavo nessuna religione, però dai nonni parlavo con gli ebrei, musulmani, cattolici, ortodossi, tutti. Non sapevamo niente, cioè in senso parlavamo, eravamo contenti. A 17 anni mi stacco dai studi per motivi economici e vengo dalla Grecia, clandestino, da solo, a piedi. E camminando di notte, paura ha fatto la sua parte. E quel momento lì, da paura, ho cominciato a pregare, pregavo in albanese. Il Signore mi ha risposto.
parlava anche albanese il Signore. E lì mi sono sentito molto, molto contento. Paura è sempre una soluzione. Venendo in Italia ho fatto tanti lavori e per fortuna ho imparato tutti. Cioè in senso tutti i lavori, anche pastore, con le pecore a Bari e via. Quando vengo a Milano vado da mio zio per motivi documenti, non avevo niente, ero clandestino, ero un albanese, ero un straniero, però ero educato e veniva una famiglia che io sono fiero. E questo qua mi ha aiutato troppo. E mentre andavo in chiesa, un giorno vado in chiesa e lì non mi dimentico mai, perché lì inizia la mia proprio non fortuna di più, anche avvicinarsi con il Signore. E vedo un signore, Luigi, il buonanimo Luigi Cattaneo, che lui chiudeva la chiesa, lui aiutava lì, e mi dice: cosa fai qua? La chiesa chiude. Io ero da solo. E ho detto: no, io sto pregando perché il Signore adesso mi ascolta, perché sono da solo. E questo qua mi ha voluto bene, mi prende e poi mi porto da il buonanimo Don Bruno, che io ho belli ricordi. Non mi chiede né sei musulmano né sei cattolico, e mi chiede: vuoi acqua, vuoi da mangiare? E lì è iniziato il mio rapporto, è cominciato, diciamo, a inserirmi nel lavoro e via. Vivo a Corbetta ormai 30 anni, ho la cittadinanza italiana, mi sono sposato con una grande signora, Irma. Mi sono sposato nei momenti più difficili. Io avevo 22 anni e lei 18. Tutti mi davano per pazzo, ma io non ero pazzo. Io ero fortunato. E con questi sacrifici ho due figli, uno 19 anni, che è maschio, e una femminuccia di 12 anni. Non perché è una, è una femminuccia, ma è la mia pupilla. Nel senso, sono un missionato, chiedo scusa. E ho potuto conoscere e apprezzare la cultura italiana, la gente, e mi sentivo uno di qua. Poi ragionavo, mi sentivo proprio di qua, e intanto leggevo, ma leggendo e sapendo la storia dell'Albania, che vengo da una cultura 500 anni fa cattolica, mi trovavo in tutti i sensi. La vicenda della mia vita da immigrato clandestino, prima con aiuto nelle trafila, la vicenda della mia vita da immigrato clandestino, prima aiutando per un permesso di soggiorno per essere felice, arrivano dei figli, con questo mi ha dato troppo certezza di essere sostenuto da Dio. E sono sicuro, 100%, non c'è neanche un dubbio, che è lui che è stato. Perché ha parlato anche in albanese, quanto io non capivo che lui parlava in albanese, e mi capiva, nei momenti più difficili della mia vita. Sento, senza di lui potevo anche sbagliare, potrebbe essere anche vero, non avevo lavoro, non avevo casa, non avevo niente. E intanto dovevo pagare i debiti, che quando sono venuto con gomone clandestino, la seconda volta, perché mi hanno preso una prima volta, mi hanno portato indietro, e quando sono venuto la seconda volta clandestino dovevo pagare i debiti. E grazie a Dio ho avuto tutto, ho avuto la gente che mi hanno aiutato, e uno da questa gente c'è anche la famiglia Cattaneo, che io sono fortunato, perché le cose belle sono gratis. Cioè, io so che ho trovato tutte e sono fortunato. La volontà di essere sempre meglio inserito in questa comunità mi aveva spinto a chiedere battesimo cristiano per il mio figlio appena nato. Con il tempo ho maturato il desiderio di conoscere meglio il cristianesimo e d'accordo con la mia moglie abbiamo deciso di chiedere il battesimo anche per noi. Vi ringrazio, sono molto emozionato.
chiedere un consiglio su come preghiera e in particolare come ringraziare il Signore per quello che abbiamo ricevuto. Io penso, come diceva prima, Signore ci dà le grazie, non fa le cose perché vuole essere ringraziato, ma perché vuole che noi siamo felici e compiamo così la nostra vocazione, la nostra vita cristiana per voi di sposi, di genitori, di cittadini di questo paese. Quindi non so come si dice ringraziare, una volta mi hanno spiegato la differenza tra gratitudine e riconoscenza. Ecco, io a differenza di Dio non parlo albanese, quindi non so se mi sono spiegato. Ecco, in italiano queste due parole, gratitudine e riconoscenza, vogliono dire più o meno la stessa cosa. Sono due atteggiamenti di gioia che si esprime per chi ci ha fatto dei doni. Però ecco, la gratitudine sottolinea soprattutto l'aspetto di dire grazie. La riconoscenza contiene questa parola conoscenza, cioè è un modo per renderci conto dei doni ricevuti. Ecco, io credo che questa sia la strada, il ringraziamento come riconoscenza, cioè apprezzare ciò che il Signore o che la Chiesa o che i fratelli e le sorelle fanno per noi, ma nel modo di conoscere meglio i doni. Ecco, io credo che noi per ringraziare il Signore dobbiamo essere riconoscenti, cioè renderci conto dei doni che abbiamo e domandarci come possono portare frutto. Ecco, capire che far passare le grazie dalla natura di dono alla natura di talento, cioè di risorsa da spendere per il bene. Quindi io direi che ci sono questi due modi, ecco, per esprimere la riconoscenza. Il primo è la preghiera. La Chiesa ci insegna molte parole per dire grazie, e l'Eucaristia stessa, come sapete, è una parola greca che vuol dire proprio così, il rendimento di grazie. Quindi credo che noi ringraziamo andando a messa e celebrando bene l'Eucaristia, quindi con la preghiera, con i salmi. Ci sono tanti salmi che sono salmi di ringraziamento, quindi, e tante altre preghiere. Ecco. Quindi c'è questa prima pratica che io raccomando, quella della messa domenicale soprattutto, e anche degli altri giorni quando si può, la messa per dire grazie, e poi il mettere a frutto i doni ricevuti. Ecco, quindi capire che abbiamo dei doni, che sono anche proprio i doni, le nostre qualità, che sono la salute, che sono l'intelligenza, che sono il carattere, che sono le condizioni in cui ci troviamo, e talvolta comprendere che anche la sofferenza, anche la malattia, anche la povertà è un talento. Ecco, no? E quindi come interpretare, ecco, ogni situazione come occasione per mettere a frutto quello che siamo. Grazie, anch'io ho una domanda, riprendendo il tema della luce, che appunto, come dicevo, ritorna molto spesso nelle storie e nelle vicende dei catecumeni. Allora volevo chiedere come tenere accesa e viva questa luce. Si è accesa una luce, però appunto il cammino prosegue, e quindi come poter tenere accesa questa luce. E in particolare mi viene in mente anche un po' un altro momento significativo del cammino di voi eletti, che poi appunto sarete battezzati, poi nel tempo cosiddetto della mistagogia, cioè quando il cammino prosegue e ci si prepara anche al sacramento della riconciliazione. Allora come tenere viva questa luce, ma anche come cosa consiglia e per poter vivere bene anche questo passo concreto della riconciliazione. E questa parola luce, che come dice Don Matteo ritorna nelle vostre
lettere e ritorna spesso in generale nel parlare dei cristiani. È un'immagine, no? È un'immagine che prende spunto dalla luce naturale per poi applicarlo anche al cammino della fede. Interessante quello che diceva prima, che la fede è come un modo di vedere persino nelle tenebre, quindi è un'immagine che prende sì spunto dalla natura, dal sole, dalle stelle, però è anche qualcosa che non coincide propriamente con l'esperienza fisica della luce. E dunque è un'immagine, io credo che luce voglia dire, cioè usiamo questa immagine per dire riconoscere la presenza di Dio intorno a noi, in quello che c'è, che vediamo, quindi nel mondo, nelle vicende umane e nella nostra storia. La luce è riconoscere la presenza di Dio, perché Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, dice appunto il Vangelo. E quindi questo è, mi pare, un modo per, almeno per me, per capire cosa vuol dire luce. Però bisogna andare molto avanti a riflettere e a pensare. Però Don Matteo chiede come far sì che l'illuminazione, che è uno degli altri modi per chiamare il battesimo, quindi l'illuminazione, la luce, continui, non sia una luce che a poco con il tempo, con l'abitudine, con le fatiche, si affievolisce o si spegne. Io credo che la vita pone domande, le sofferenze diventano domande, gli altri pongono domande, ci inquietano, quello che succede ci fa nascere delle domande, come vediamo spesso nei salmi, dove uno si domanda: ma Dio dov'è? Ma perché non interviene? Ma fino a quando non aiuterà il suo popolo, eccetera? Domande, e sono l'esperienza di chi crede in Dio, e qualche volta ha come l'impressione che la vita contraddica quello che gli succede, contraddica quello che crede. Allora come si fa a tenere viva la luce? Perché io dico, ma è come questa, una delle domande più frequenti e più drammatiche, no? Che si fanno. Ma se Dio è buono, se Dio è onnipotente, perché? Perché non ferma la guerra, non guarisce i malati, non interviene a soddisfare le grandi aspirazioni che porto nel cuore? Ecco, la vita pone domande. E come si fa a tenere viva invece la luce, che è riconoscere l'opera di Dio? Ecco, io credo che noi possiamo trovare un punto di riferimento nei luoghi dove il Vangelo ci parla della luce. E io particolarmente sono affezionato all'inizio del Vangelo di Giovanni, dove si dice che Gesù, il Verbo, era la luce che illumina ogni uomo. Dunque io mi sono fatto questa persuasione che queste domande che ci inquietano devono diventare non un enigma che non si sa cosa rispondere, ma un dialogo con colui che è la luce. Cioè noi dobbiamo chiedere a Gesù di aiutarci a capire il senso di quello che ci capita, i motivi per cui succedono certe cose, perché, come, cosa dobbiamo fare, e però non come se fossimo gente che sta lì come se fossimo un filosofo che deve cercare una risposta, ma come se fossimo dei discepoli che chiedono a Gesù
e danno a Gesù naturalmente il tempo di rispondere, perché talvolta le nostre domande sembrano più delle obiezioni, quindi non sono d'accordo che questa persona che amo sia malata. E invece, se uno dice non sono d'accordo, non ascolta che cosa dice Gesù a proposito di questa situazione dolorosa. Ecco, quindi noi dobbiamo, io credo, per tenere viva la luce, dobbiamo pretendere che Gesù ci aiuti a capire la risposta a quelle preoccupazioni e domande che abbiamo. Ecco, lui è la luce che illumina ogni uomo. E poi Gesù anche ha promesso il dono dello Spirito, che dice, ecco, quando il Padre vi donerà lo Spirito nel mio nome, lui vi spiegherà ogni cosa e vi aiuterà a ricordare quello che io vi ho insegnato. Quindi, ecco, questi sono i doni, il dono dello Spirito che ci aiuta a fare le domande a Gesù e ci aiuta a pregare e ci aiuta ad ascoltare le risposte. E quindi, ecco, questo mi sembra il modo di tenere viva la luce, quella di non stancarsi mai di dialogare con Gesù, di ascoltarlo, perché lui in effetti ci risponde. Come fa Gesù a rispondere? Perché Gesù è vivo, è risorto e risponde, come dice il Vangelo di Giovanni, no? Con il dono dello Spirito che ci fa ricordare tutto quello che Gesù ha insegnato. E quindi sono le pagine del Vangelo che a un certo punto magari le abbiamo sentite leggere tante volte come se fossero ormai delle cose che sappiamo, però ecco, quando noi poniamo una domanda che ci angoscia, che ci entusiasma, che ci preoccupa, eccetera, quella pagina lì, che sembrava che noi la sapevamo già a memoria, si rivela una parola nuova, allora capisco, ecco. E quindi noi dobbiamo proprio cercare di visitare tutta la vita man mano che la vita scorre e domandarci, per esempio, l'amore tra un uomo e una donna, che senso ha? Come si vive? Ecco, e Gesù risponde. Per esempio, la malattia, che senso ha? Come si vive? Perché quest'uomo è nato cieco? Chiedono i discepoli a Gesù. Perché? E Gesù risponde, no? E così la gioia. Da dove viene la gioia? Perché la gioia? E così via. Ecco, io vorrei limitarmi a dire questo. La luce resta accesa perché restano vive le domande e resta vivace, vivo il rapporto con Gesù, che ci fa capire le parole che ha già detto, oppure ci illumina con intuizioni che non pensavamo di riuscire ad avere. Poi la seconda domanda di Don Matteo è sul tema della riconciliazione. Dice, come ci si prepara al sacramento della riconciliazione, che è quel modo con cui il perdono di tutti i peccati che riceviamo nel battesimo può essere rinnovato quando noi ci rendiamo conto di aver peccato. Quindi la prima cosa che secondo me si deve fare è ascoltare che cosa chiede Gesù ai suoi discepoli, e ascoltando quello che chiede Gesù ai suoi discepoli, uno può dire in che modo lui o lei segue, ascolta, accoglie la parola di Gesù, oppure in che modo la contraddice. Perché peccato non è una qualunque cosa che uno dice, ma ecco, mi sono distratto e ho rovesciato la minestra, cioè non è uno sbaglio il peccato. Il peccato è la scelta di fare una cosa che contraddice la nostra, diciamo, appartenenza a Gesù. Quindi se Gesù dice amatevi e io mi accorgo che ho dentro sentimenti di rancore, di vendetta, di voler fargliela pagare a quello là che mi ha fatto, ecco, questo evidentemente è una contraddizione. Quindi di questo devo chiedere perdono. Quindi ecco, la prima
primo passo che secondo me fa parte di questo percorso penitenziale che dobbiamo sempre compiere nella nostra vita è avere, ascoltare Gesù e capire la nostra distanza, la nostra contraddizione rispetto a quello che lui dice. E poi ecco, una volta compreso questa distanza, questa contraddizione, chiedere perdono, che e questo dobbiamo lasciarci educare dalla Chiesa. Ogni volta che andiamo a messa, la messa comincia con l'atto penitenziale. Forse qualche volta lo si fa talmente in fretta che uno non fa neanche in tempo proprio a dire ma di che cosa devo chiedere perdono oggi. Però se si fa con un po' di calma, sempre la Chiesa ci invita a chiedere perdono, molte delle letture che si ascoltano, la parola di Dio ci aiuta a comprendere di che cosa dobbiamo chiedere perdono. Prima di ricevere la comunione si fa ancora un atto di richiesta di perdono, no? Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma tu con una parola mi guarì. Ecco, lì noi siamo perdonati. Quindi impariamo la pratica del ricevere il perdono attraverso la celebrazione eucaristica e così anche attraverso quella pratica che è l'esame di coscienza. No? Ogni sera la sapienza della Chiesa ci invita a sostare per un attimo prima di dormire, prima di chiudere la giornata per dire ma questa giornata, in che cosa devo rendere grazie, in che cosa devo chiedere perdono? E la lettera agli Efesini dice anche non tramonti il sole sopra la vostra ira, quindi vuol dire che devi chiedere perdono a Dio, sì, ma anche ai fratelli, alle sorelle, al marito, alla moglie, con la collega vicino di casa se hai commesso un torto nei suoi confronti. E quindi, però ecco, l'esame di coscienza è quel momento in cui uno dice, magari dopo una giornata in cui ha dovuto correre, fare, disfare, chiamare, lavorare, viaggiare, eccetera, è quel momento in cui uno dice, ecco, allora adesso devo fermarmi un attimo e dire, ma che giornata è questa? E quindi questi sono tutti percorsi, diciamo, per imparare a riconoscere il nostro peccato, se c'è, non farci degli scrupoli inutili, però a riconoscere il nostro peccato, se c'è, e chiedere perdono. Questo è tutto il cammino normale. Poi c'è il sacramento della riconciliazione, che è quel momento in cui la richiesta di perdono diventa proprio più personale, e diventa un rapporto con un prete che ascolta e perdona in nome della Chiesa. Quindi mi pare che il sacramento della riconciliazione è quel momento in cui quell'atto comunitario che facciamo spesso durante la messa o quell'atto personale che facciamo magari anche ogni sera, però diventa invece un sacramento, cioè un'opera di Gesù che ci assicura la misericordia del Padre. E quindi noi, riconoscendo, esplicitando i nostri peccati, ci sentiamo dire, ecco, il Padre ti perdona. Naturalmente in base al pentimento, ecco, non semplicemente un elenco qualsiasi. Ecco, e vabbè, questo richiede tutto anche un po' di approfondimento. Però la confessione sacramentale, il sacramento della riconciliazione, ha anche il vantaggio di poter essere anche un accompagnamento, cioè che non si tratta solo di fare un elenco di peccati, ma anche di consigliarsi, di interrogare il confessore, il prete, perché ci aiuti magari a riconoscere, magari anche a capire che certe cose che confessiamo come peccati forse non lo sono, e che qualche cosa che non confessiamo magari invece è una cosa di cui chiedere perdono. Ecco, queste mi pare che siano alcune cose che dovremmo tenere presente, ecco, per celebrare il sacramento della riconciliazione. Volevo chiedere come affrontare i momenti magari di crisi
spirituale, i momenti di buio che potremmo avere noi catecumeni, ma penso anche ai nostri figli, soprattutto penso ai nostri figli adolescenti che possono avere a quell'età delle perplessità, dei dubbi anche significativi. Come accompagnarli, come intervenire? Momenti di crisi, ecco, questo è una domanda che dobbiamo sempre farci per riconoscere che il fatto di essere battezzati da adulti, quindi vuol dire con un percorso che abbiamo sentito due storie, però ciascuno di voi ha la sua storia e quindi battezzato da adulto forse si può immaginare, ecco, sono arrivato, e invece non siamo mai arrivati, e quindi le crisi vuol dire dei momenti in cui quella certezza di aver visto la luce invece viene come avvolta da uno smarrimento. Ma io su questo credo che sia interessante leggere i Vangeli e vedere i momenti di crisi dei discepoli, no? I momenti quando la barca è in mezzo alle onde della tempesta, ecco, i discepoli sono in crisi, ma maestro, non ti importa che moriamo? Quindi una crisi che potremmo dire i pericoli e le tribolazioni della vita come un'obiezione alla sollecitudine che ci aspettiamo da Dio. Oppure una crisi è quando magari Gesù dice delle parole che scandalizzano i discepoli, come quando dice, ecco, adesso il figlio dell'uomo va a Gerusalemme e sarà vittima delle cattiverie, dell'ingiustizia, e Pietro è in crisi, dice no, questo non è possibile. Così altre crisi, no? Come per esempio quando Gesù accoglie i bambini e i discepoli li cacciano via, per dire ma no, queste cose dell'essere così buono finisce che se ne approfittano, poi questi bambini non contano niente, devi stare con i potenti, devi andare con i dottori della legge, no? Con i bambini. Quindi una crisi, oppure la crisi di cui parla il Vangelo di domani mattina, quando non si celebrano le palme, c'è la crisi di Giuda, no? Che dice perché questo sperpero? Perché la donna, la Maria di Betania butta via questo prezioso unguento invece di venderlo per i poveri, eccetera. Ecco, quindi vuol dire nel Vangelo è interessante notare che i discepoli sono sempre un po' in difficoltà a capire quello che Gesù dice e a condividere quello che Gesù fa. E questo, va bene, non è che riguarda in tutto noi, però è interessante, ecco, come esperienza. Allora, come si affrontano queste crisi, ecco? E io non penso che ci sono diverse cose che si potrebbero dire, ma la prima cosa è quella di decidere di stare con Gesù comunque. Ecco, come quando è successo che Gesù ha fatto il discorso del pane di vita, no? Che dice io sono il pane di vita, e allora molta gente, no? Questi 5.000 uomini che lo cercavano per farlo re, lo abbandonano. E allora Gesù dice ai 12, ma forse anche voi volete andarvene? E i 12 non è che hanno capito di più degli altri il discorso di Gesù, però hanno detto ma noi dove possiamo, noi vogliamo stare con te, non capiamo molto, non riusciamo a fare questo e quell'altro, però ecco, quindi la crisi si risolve, si attraversa perché uno decide di stare con Gesù comunque. Qualunque cosa capiti, io questo ho capito, che senza di te non posso fare niente, niente, niente. Ecco, anche se attraverso un momento difficilissimo. Poi l'altra cosa è la Chiesa, no? Cioè essere dentro una comunità, e partecipare alla vita della comunità, e farsi, non so io, consigliare, farsi illuminare dall'esperienza degli altri fratelli e sorelle.
poi ecco insistere nella preghiera, no? Nella Bibbia ci sono proprio questi esempi di gente che quasi litigava con Dio, lottava con Dio tutta la notte, perché nella preghiera Dio ci fa giungere la luce necessaria per attraversare anche le tenebre. Ecco, quindi questo per quanto riguarda le nostre crisi, per quanto riguarda i cammini accidentati che fanno i ragazzi più giovani, talvolta molto trascinati, no, dal contesto in cui vivono, e quindi dal fatto che molti loro compagni hanno già da tempo abbandonato ogni interesse per la Chiesa, e quindi loro si sentono talvolta come in solitudine, perché dicono: ma io della mia classe sono l'unico che va all'oratorio, quindi quasi ne ho vergogna a dirlo perché gli altri se ne fanno gioco, eccetera, no? Ecco, quindi la crisi degli adolescenti, dei ragazzi e delle ragazze che crescono è anche spesso dovuta al contesto in cui vivono, no? Che non è un luogo dove l'andare a messa, l'andare all'oratorio, il pregare sono ritenuti in onore, ma quasi come un po' oggetto di quasi di disprezzo, di scherno. Beh, comunque poi ci sono anche le crisi personali, no? dei ragazzi e delle ragazze, come capita frequentemente nell'adolescenza, che non si piacciono e quindi sono arrabbiati, credono di essere arrabbiati con Dio, coi genitori, col mondo, in realtà è perché devono imparare ad accettarsi, no? Adesso io non è che mi intendo tanto di psicologia, ma capisco che è un po' così, ecco, quando uno non sta bene con se stesso non sta bene con nessuno, quindi d'altra parte l'adolescenza deve attraversare anche questa fase. Però come si possono aiutare? Ecco, questo sarebbe una grande cosa. Nessuno di noi naturalmente ha una ricetta che va bene dappertutto, però io almeno queste tre cose mi sembra che dovrei dire. La prima è di insistere nella preghiera per loro, per ciascuno dei figli, o se fate poi qualche cosa, magari avete nipoti, eccetera, una preghiera per ciascuno. La preghiera per ciascuno non è la delega, non è di dire: ma io non so più cosa dire a sto ragazzo, dico a Dio, pensaci tu. No, la preghiera è un dialogo con Dio in cui forse riusciamo a capire cosa Dio ci suggerisce di fare. Non è la delega a un altro perché faccia quel che io non sono capace, ma è l'invocazione dello Spirito perché io diventi capace di fare quello che è la mia responsabilità di papà, di mamma, di catechista, di prete, di suora, eccetera. Quindi insistere nella preghiera personale per ciascuno di questi ragazzi e ragazze. Un'altra cosa che a me sembra sia molto utile è la narrazione più che le indicazioni, cioè piuttosto che, questo non so se va bene, ma piuttosto che dire devi fare così, fai così, non sbagli se fai cosà, forse si deve narrare come il papà, la mamma, la coppia hanno attraversato certi momenti, la narrazione che magari sul momento non sembra che serva a niente, che però diventa una testimonianza e aiuta quindi il ragazzo e la ragazza incerta o arrabbiata eccetera a capire che anche il papà e la mamma hanno attraversato l'adolescenza, hanno fatto delle scelte, hanno sbagliato, hanno fatto giusto e sanno raccontarlo. E la terza cosa, che forse è quella che si dice di più, è ascoltare. Ecco, cercare di ascoltare, perché questi ragazzi e ragazze proprio se vogliono, se possono, quando sono in luna, eccetera, eccetera, però apprezzano molto che qualcuno li ascolti proprio per quello che loro hanno da dire. E magari preferiscono parlare di più con la mamma o col papà o con l'amico adulto, oppure ecco, quindi hanno però tanto bisogno di essere ascoltati. Facciamo un applauso al nostro arcivescovo. Grazie davvero.